Un buon pomeriggio dal Mola di Santa Maria di Fondi da parte di Carmine Napolitano al commento e Oscar Macaro alle riprese per Vis Fondi Calcio a 5 femminile. Gara in programma, quella tra Vis Fondi e Quartu. Ringraziamo per questo anche l'ufficio stampa 26lettere.it e Radio Show Italia. Una giocatrice sarda, attenzione però, ancora palla recuperata dal Quartu che prova il destro ed è bravissima Monti, sicuramente 2 contro 2. Palla di Scalas, sempre per il tiro della numero 10 Saiu. Dobbiamo farlo necessariamente, attenzione però qui a Saiu. Saiu il tiro, Monti. Bene per Zomparelli. Voleva il raddoppio, non c'è. Allora 2 contro 1 delle sarde. Saiu, Scalas, Saiu a porta vuota. La mette sul palo il pallone. Aruyama punta un'avversaria. Scarica il sinistro Aruyama. Acevedo e Palomba, riuscirà a trovare qualche altra giocata, ma attenzione, palla persa malamente da Lavado e ancora una volta ci salva l'ottima davvero quest'oggi finora Claudia Monti. 8 minuti intanto al termine del primo tempo, sempre 0-0, qui Palomba col sinistro, deviazione, la palla arriva sul secondo palo, deviazione delle nostre ragazze, 3 contro 2, spinto da Salemi, capo di ferro in area, capo di ferro, pinna, gli nega la gioia del vantaggio Gandini. Vaquero, Saiu e ancora una volta Monti, gran numero intanto di Vaquero che salta tre avversarie, cerca e trova Saiu, ancora una volta un palo da parte della numero 10. Marzi cerca e trova Aruyama, buono l'1-2 con Marzi, ancora Aruyama sola davanti al portiere, Aruyama! Aruyama, un fulmine in finale di primo tempo! Il gol della giapponese che va al bersaglio grosso dopo il grande 1-2 con Federica Marzi. Tenuta in partita alla grande però. Marzi, attenzione ancora, l'occasione ora si ha. In precedenza è davvero fondamentale per il proseguo della stagione di entrambe, anche ovviamente della nostra squadra che in caso di 3 punti salirebbe a quota 18. Lasciando il Quartu proprio all'ultimo posto della classifica, qui Zomparelli parte fortissimo. Ancora Gandini, prova la conclusione Gandini, Monti la para in due tempi ed è pronta a rilanciare Palomba. Buona palla di Monti, Palomba, è sola Palomba, pinna. Infatti la prima frazione di gioco, molte più occasioni, dobbiamo far gol, ancora Palomba, altra bella girata ma di nuovo sulla propria strada c'è l'ottima pinna. La seconda, poi Palomba, Palomba si accentra, palla dentro per Zomparelli che da terra non riesce. Salemi di punta, bene per Marzi, fa proseguire la propria compagna, Salemi, pallone che arriva a Popolla, Popolla! Si vede rimpallare la conclusione da pinna ma c'è un nettissimo fallo. Dico, forza ragazze, Gandini fa proseguire bene Vaquero, 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 salta Lavado, Vaquero, ancora Monti, bravi. Popolla perde palla, brutto Popolla, Caballero, Caballero, rete, un fulmine a ciel sereno, davvero un fulmine a ciel sereno per la Vis Fondi. Una palla persa in uscita dalla nostra squadra che pareva innocua. È stata bravissima a crederci la numero 7 Caballero. Lavado va bene sul fondo, il destro di Lavado, palla che termina sul fondo, una bella essere quello buono. Qui Ai va via benissimo a Caballero, Ai col sinistro, nulla da fare per lei. Cada, palla ancora vista però con Acevedo dalla distanza, col sinistro non la tocca Ai, palla che di guadagnarsi un fallo e calciare verso la porta. Ci prova però prima su punizione Marzi, dentro la palla in rete, si gonfia la rete, probabilmente ha toccato Ai Aruyama, non abbiamo ben capito se è stata lei oppure una giocatrice del Quartu, fatto sta che con un po' di fortuna meritata in questa ripresa, siamo in vantaggio. Federica Marzi, quindi probabilmente è stata una deviazione avversaria, sempre Marzi, Marzi, Marzi davanti a pinna, Marzi, Marzi non la salta e sbaglia davanti al portiere, poi cerca Acevedo col destro, Sofia Acevedo per il 3-1 Vis,
1-2 terribile della Visfondi, prima Marzi con deviazione, poi Sofia Sevedo. Largo per Marzi, Marzi a Sevedo, non riesce a chiudere sul secondo palo. Aruia perde il palla, rischia qualcosa Jessica, alle sue spalle Gessa del quarto che commette fallo, c'è calcio di punizione, 1 minuto e mezzo alla fine, fischia l'arbitro, va Marzi, guarda la pinna, prova Marzi, deviazione, calcio d'angolo, nulla di fatto per nostro merito, visto i secondi 20 minuti di gioco, quasi vedo, fa fuori tutti, dentro per Monforte, troppo avanti rispetto al pallone, voleva con Gandini, lungo per Saiu, 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 prova il destro e la rete, a 5 secondi dalla fine, Saiu ha messo il pallone in rete e potremmo dire che ha segnato quello più difficile tra tutte le occasioni che gli sono capitate, perché un pallone dell'Ave Maria dentro Caballero, palla alta, finisce qui la Visfondi, batte il quarto con il punteggio di 3-2 e vola a quota 18 punti allontanandosi dalla zona playout grazie a questo importantissimo successo.